Mamma mia, che fiume del tempo! Ciao anche a te! Ciao a tutti! Fate carne delle comando, soprattutto nelle tube, cercheremo di recuperare quello successivamente, e almeno per coloro che sono leggermente attardati, ma ricordo che siete quasi mille e dobbiamo veramente trovare la nostra strada ancora più larghe per potervi accogliere tutti, soprattutto in un percorso che nonostante i suoi ricordi, lo vedremo già ripresi senza situazione di continuità. Thank you.
Come secondo me? Te lo devi regolare tu, il viso quando ce l'hai? E perché sei troppo aperto col diaframma? Chiudi il diaframma, chiudi il diaframma. E allora a questo punto ci vuole un filtro ND, ma non ce l'hai. Io ce l'ho in macchina il filtro ND, vedi? Io non ce l'ho, che mi fa impazzire. Aspetta che ti faccio una cosa bellissima, sali così. Sali così, no, no, tu, riguarda, riguarda, fai la... Il numero 16 al campo di finale in pratica sta
Italia, loro due per quanto riguarda la seconda e terza posizione, mentre aspettiamo di vedere il passaggio degli altri atleti. Vediamo di chi si tratta. Ecco, Vito Massimo Italia, grande applauso anche per Vito Massimo Italia, che si sono delle posizioni di campo e che è tutto quantitato. Alessio Tasi è ricominciato, ha ricominciato il cuore, voleva smettere perché deve vedere il suo percorso sportivo, lui che comunque ha vestito anche la maglia della nazionale azzurra a giorni giovanile, ma ha ricominciato, ha ritrovato la nuova linea grazie anche a qualche video che si è sentito la performance di questo sportivo di Palermo. Io credo che siamo qui a Marta Passone, penso che non possiamo vedere quest'oggi, ma la prima volta c'è una gente che corre e va a fare anche una passione. Adesso in questa città è anche quella che si chiama la città di Campania completamente con la corsa. E ho finito, telefonate, messaggi, sono andato a trovare a casa insieme anche a qualche altro, c'è tutto il mondo, c'è anche lui che mi disse di smettere, che magari qualcuno conosce, ma non è a casa del cucino. Seconda edizione del trofeo di Carnevale del Macellaio. Salutiamo con numero 499 e 502 i nostri due amici che passano in questo momento dell'Atletica Mister Gatto, Gianluca Porcella e Nicolo Stupia. Li conosciamo e li salutiamo naturalmente alla conclusione del loro terzo giro, se non vado errato, laddove già l'atleta di testa ha già compiuto ben quattro giri, almeno se non vado errato c'è l'arrivo adesso, giusto? L'arrivo di Alessio Terrasi, quindi io pregherei il signor Locchiello per quanto riguarda le manifestazioni sportive che si organizzano appunto qui a Vecina. Non è ancora passata? Va bene, il primo arriverà qui sulla sinistra, la nostra sinistra e la destra. Grazie Cesare. Aspettiamo quindi il passaggio dell'arrivo a questo punto di Alessio Terrasi, quindi attendiamo il passaggio della prima corda alla conclusione del suo quarto giro. Eccolo, eccolo! Attenzione signori, eccolo qui, gran bel applauso per il vincitore di questa seconda del trofeo Carnevale di Acireale, non ha avuto nessun dubbio e va a vincere dal Palermo con il vettore numero 63, Alessio Terrasi. Grande gara quella di Alessio Terrasi, ha abbracciato naturalmente il suo sponsor, ringraziamo, complimenti ad Alessio Terrasi che è andato a vincere. Mentre per l'Atletica Mister Bianco con il pettorale numero 494 arriva anche Gianluca Bruno, con il numero 37 Alfio Scalisi, con il numero 28 anche Roberto Scarlata, il numero 72 invece il pettorale di Danilo Gagliano. Bravo Danilo! E con qui Antonio Recupero, il quale deve sprintare con l'atleta con il pettorale numero 53 che risponde al nome di Antonino Moratore, con il numero 14 arriva anche Carmelo Rapsalla e con il numero 11 vedeva arrivare anche Simone Carino, mentre Giancarlo Magreca
viene proceduto dal dottorale numero 273 ed è quello di Enrico Schino. Mentre Elia sta arrivando un po' tutti i bandigliati, secondo Roggeraccio uno di questi con il pettorale ultimamente va a darci questo nominativo, questo fatto che sono due società che fortunatamente riescono, questa società che riesce a portare tanti bei campioni, Barbara Pannici che probabilmente andrà a vincere la gara al femminile, mentre Alessio Parrasi è riuscito già a vincere praticamente la presenza di questa gara. Complimenti naturalmente alla Fiamma Rossa Palermo che ha portato questi campioni via di Acireale all'occasione di questa bellissima manifestazione. Arriva con la prodigia di Massimiliano Stito del Carnevale, o perlomeno abbastanza pitturata. Salutiamo anche la nostra amica Adriana Di Salvo che chiude così i suoi 10 km dopo un tempo che adesso non saprei l'esattezza di quanto preciso, ma sicuramente un gran bel tempo. Salutiamo con il numero 436 anche l'amico Pietro Lonigro che conclude questi suoi 10 km di gara. Bravissimi tutti, complimenti ragazzi, forza che sono solamente 10 km e quindi vabbè, io lo dico dall'esterno, non so quanti 10 km sono importanti e faticosi. Con il numero 477 Giuseppe Cavallaro, bravissimo Giuseppe, sei riuscito a concludere anche con lo sprint questa tua gara personalissima con tanto di maglietta commemorativa di questa edizione numero 2 del trofeo Carnevale di Acireale. Arriva anche Santa Saitta, brava Santa, complimenti anche a te. Con tanto di parrucca come l'anno scorso, il numero 481, salutiamo anche Antonio Giardina, bravissimo Antonio. Numero 151, Marinella Barbagallo, brava Marinella. Ma bravissime tutti e tutte, soprattutto le donne che quest'oggi possono approfittare anche dello sponsor presente qui in piazza, mentre arriva anche l'amico Scalzo. Scalzo di cognome, chiaramente non perché non abbia le scarpette ai piedi. Dicevo, tutte le nostre amiche donne che possono approfittare dello stand montato da Silverdea che è uno degli sponsor di questa manifestazione per l'innovazione nel campo degli assorbenti intimi. Tutte le donne possono tranquillamente avvicinare verso lo stand che si trova su Piazza Duomo per poter venire omaggiate di un omaggio a loro dedicato, visto che Silverdea è l'innovazione nel campo.